dottor De Lendi, mi scuso se non l'ho vista prima, direttore dell'ASUI. Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine. Io ho stimolato anche dall'intervento di Maiden Misery, che ha detto che anche gli uomini sono utili. E quindi ho deciso di telegraficamente intervenire, ero appunto per ascoltare, ma ci sono stati tanti stimoli, quindi penso che sia importante anche proprio telegraficamente mandare un messaggio. C'è stata una grossa evoluzione nel ruolo delle professioni sanitarie, prima di tutto degli infermieri, ma poi anche tutte le altre professioni che si stanno progressivamente evolvendo verso una maggiore partecipazione, un maggior contributo proprio all'interno dei contenuti dell'organizzazione. È un contributo che può dare dei frutti molto importanti, però siccome io faccio parte di una categoria che è quella che il dottor Camiello diceva prima, non è che sia stata proprio tra quelle più aperte rispetto ai cambiamenti organizzativi, mi sento di fare una raccomandazione a tutte queste professioni che sono già cresciute, che si stanno ancora sviluppando, che stanno crescendo e che vogliono giustamente a pieno titolo far parte del processo di cambiamento, cioè quello di non seguire l'esempio dei maestri, diciamo, della prima categoria che ha frequentato il mondo della salute, prima intendo dire quella storicamente che ha condizionato il mondo della salute. Ecco, in tutto il nostro percorso di crescita cerchiamo di non emulare quel percorso, perché non porta molto lontano. Devo dire che sì, che le competenze di ciascuna categoria, ricordiamoci sempre che però quello che guida è il percorso del paziente, su tutto il resto intorno al quale si devono muovere in forma integrata tutte queste categorie. Per il resto, per quello che la riforma deve portare, io sposerei quello che ha detto Andrea Cecotti, il presente siamo noi, e se vogliamo possiamo trasformare questo nostro mondo in un futuro migliore, però il presente siamo noi.